Benvenuti al 57esimo Festival di Nuova Consonanza. Questa sera andrà in onda il concerto Labirinticamente i labirintici sensi, con il duo alterno Tiziana Scandaletti soprano, Riccardo Piacentini pianoforte. In programma musiche di Marcello Panni, Carla Rebora, Carla Magnan, Roberta Vacca, Elisabetta Capurzo, Riccardo Piacentini, Ennio Morricone. Nella descrizione sotto il video troverete il link per consultare il programma di sala e le biografie degli interpreti e dei compositori. Introduce il concerto il musicologo Paolo Rosato. Auguriamo a tutti un buon ascolto. Buonasera, benvenuti al concerto del duo alterno dal titolo Labirinticamente, che a pieno titolo potremmo dire si inserisce nella 57esima rassegna di Nuova Consonanza. Innanzitutto dobbiamo ricordare che esistono due tipi di labirinto: quello unicursale classico, con un unico percorso, sì intricato, ma che ci porta diritti diritti alla fine al centro del labirinto. L'altro invece, che è più interessante per la nostra prospettiva, è quello rinascimentale, detto anche multicursale, in cui sono possibili più ingressi, più uscite e più percorsi, alcuni dei quali non portano da nessuna parte, e lì veramente ci si perde. Però è qua che l'uomo contemporaneo trova in questo labirinto una sorta di metafora della propria esistenza in un universo senza un centro, così come la condizione postmoderna ci ha abituati a pensare il nostro mondo. E quindi in questo l'uomo fa una sfida nella costruzione di un proprio destino. Adesso, per quanto riguarda il percorso che vi propongo per la lettura del concerto in maniera molto sintetica, muoviamoci su tre livelli, in sostanza il livello della composizione, il livello dell'interprete e il livello dell'ascolto. Per quanto riguarda la combinazione, come dicevamo, molti di questi brani contemporanei sono fatti in maniera tale da non avere un'unica lettura e un'unica costruzione di senso. È emblematico il brano di Marcello Panni, che è una sorta di puzzle con frammenti musicali in tre lingue diverse, che si rifà quel gioco surrealista di combinare elementi differenti e cercarne poi alla fine un senso. Per quanto riguarda gli interpreti, Tiziana Scandaletti e Riccardo Piacentini, da un certo punto di vista loro hanno fatto una scelta di brani, e questi brani presentano alcuni tratti comuni: quello del gioco surrealista, del divertissement, della teatralità e il fatto di fare ricorso spesso a tecniche estese, ma tutto questo in combinazioni sempre diverse, e quindi all'ascolto noi potremmo cogliere relazioni che non sono unidirezionali. A questo si aggiunge il fatto che Piacentini improvvisa su alcuni brani, non nel senso classico, partendo da una struttura e variandola, ma semplicemente decostruendo il brano, partendo da alcuni elementi, da alcune suggestioni che il brano dà e costruendo un percorso alternativo. Infine, l'ultimo percorso a cui ci riferiamo è quello che farete voi nell'ascolto e che farò anch'io riascoltando nuovamente questi brani. L'ascolto non è un dato oggettivo, io stesso con le mie indicazioni potrei influenzarvi, non voglio farlo più di tanto, voglio semplicemente chiedervi se ritroverete gli elementi di cui vi ho parlato in questa musica e soprattutto, pensando al brano di Morricone, se e come è possibile con la musica contemporanea rendere effetti di comicità e di satira. Infine, se vorrete, potrete leggere le mie note dopo, in una sorta di post-ascolto, e magari confrontare le impressioni che avete avuto voi dai brani con quello che avevo provato a scrivere io su ognuno di essi. Grazie a tutti e vi auguro a tutti un buon ascolto.
Stop!
Thank you.
vento sa.
Thank you.
Thank you.
tizzante. Punto. E basta. Mezzo fortissimo.